Amici sportivi, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Anteprima Serie A. Ovviamente lanciamo subito, diciamo, i titoli, i temi fondamentali che andremo ad affrontare con il nostro parterre. Contro il Napoli, nonostante la sconfitta maturata per 1-2, comunque la più bella performance di Benevento in questo avvio di campionato. I fratelli Insigne, le lacrime di Roberto, l'esordio del giovane Di Serio. Verona Benevento, come al solito, giocheremo d'anticipo insieme a voi e a qualche ospite. E a proposito di calcio, la rubrica del collega Porcaro. Tanto altro ancora, tra poco, con Anteprima Serie A. Sigla. Anteprima Serie A. Centro Elite, scuola di formazione professionale, centro estetico e benessere dal 1986. Grafiche Iuorio, diamo forma e colore alle tue idee. Edilappia, ti aiutiamo a farlo. De Ioanni, il tuo gommista SRL. Expert Office, tonere e cartucce compatibili e originali. Bene, possiamo iniziare questo nuovo appuntamento con Anteprima Serie A. Parlavamo, come di consueto, una sorta di scaletta virtuale che abbiamo sempre ogni volta che facciamo questa nostra trasmissione. Andiamo così un attimo a focalizzare, anche se ormai appartiene a quello che già è stato, il turno precedente con in particolare l'incontro del Benevento. Dunque parliamo del derby campano, parliamo della vittoria del Napoli al Ciro Vigorito per 2-1. Dicevamo nei titoli, probabilmente, mi rivolgo ai nostri ospiti, chiaramente è stata la performance più bella del Benevento, almeno per gran parte della gara. Gara attenta, squadra compatta, con delle, diciamo, scelte precise del tecnico Sannita. Poi, ovviamente, ha finito per prevalere la qualità superiore della squadra ospite che si è aggiudicata questa partita. Io abbiamo preparato una slide che pregherei la regia di mettere in onda, che abbiamo voluto chiamare, eccola qua, cosa resta del derby. Insignes, nel senso di famiglia Insigne, quindi questa grande novità di cui si occuperà probabilmente anche il collega Porcaro nella sua rubrica, le lacrime di Roberto, l'esordio di Giuseppe Di Serio e la frase poi di Caldirola: non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta. Sono quattro momenti estetici rispetto a questa partita, ma adesso vorrei che intervenissero i nostri ospiti per parlare dal loro punto di vista, adesso che è stata digerita, è stata metabolizzata questa sconfitta, il loro parere riguardo a come è maturata. Ne parliamo stasera, come al solito. Io parto dalla mia destra con Antonio Mennitto. Ciao Antonio, Antonio, ben buonasera. trovato, buonasera. Sempre alla destra c'è Sergio Faleggi, un gradito ritorno Buonasera Antonio. ad Anteprima Serie A. C'è una new entry, perché ogni puntata c'è sempre una new entry, è Obert Ampicucci, che ringraziamo per aver accolto questo invito e per essere qui con noi. Buonasera anche a te, Oberdan. E poi ovviamente Francesco Falzaro, che ormai è in pianta stabile. Saluto, ne approfitto da quel lato sinistro, o quantomeno alla mia sinistra, anche Eddie Porcaro, per quanto riguarda la rubrica a proposito di calcio, tutte le curiosità e ciò che è possibile strappare alla rete di internet. Il tema è lanciato, il Benevento ha perso, ha tenuto per un buon periodo, la scelta di Inzaghi di piazzare quei due francobollatori direttamente sui due centrocampisti del Napoli, Fabian Ruiz e Bakayoko. Poi a un certo punto l'assetto è anche un po' cambiato, diciamo, ci sono state delle circostanze, delle dinamiche di gioco, fatto sta che il Napoli ha vinto questa partita. Riavvolgiamo un po' il nastro. Ci Sì. eravamo lasciati dicendo Inzaghi per 70 minuti con la Roma ha fatto un'ottima partita, poi doveva cambiare qualcosa per far sì che quel risultato fosse blindato e si ottenesse il punto. Quindi partiamo dal 71esimo di Roma-Benevento. Ed è quello che ci siamo detti la puntata scorsa. Esattamente. E ci siamo trovati a giocare contro il Napoli, dove c'erano timori, aspettative, sogni, speranze. Poi il dato concreto ha visto un Benevento nel primo tempo,
giocare un ottimo calcio, anche come sistemati in campo, anche da un punto di vista mentale. Le famose falle e lacune che lamentavamo sulle corsie e centralmente sembravano quasi per incanto non emergessero in maniera... quali avevamo molta preoccupazione, possiamo dire, insomma, no? Quindi il Benetton il primo tempo ha giocato, e per ritornare alla tua grafica, i quattro punti che condivido appieno, il gol di Insigne è stato un capolavoro, nel senso è umano e professionale, anche il degno coronamento di quello che stava portando avanti dal campionato, dalla fine del campionato scorso a tutt'oggi. Poi è successo qualcosa, non so, questa è un'affermazione, una considerazione, una provocazione allo stesso tempo, che Inzaghi forse, presumo, per anticipare le mosse di Gattuso, ha messo in campo, stravolgendo un po' la formazione, giocando difensore. Ha messo Tuia, anticipando la mossa di Petagna, suppongo, deduco, ma secondo me non andava fatta, perché da allora poi non c'è stata più storia. Sarà un caso che questa mossa inazzeccato, questa lettura in quel momento forse sbagliata, non lo possiamo sapere. C'è di fatto che il Benevento c'è, ha giocato una buona partita, ha retto l'avversario, e dovremo essere fiduciosi, anche se ormai il tesoretto di cui parlavamo in diverse puntate precedenti. E ormai... ovviamente Antonio, a beneficio dei nostri telespettatori, si riferisce ai 6 punti conquistati sul campo di Genova e poi in casa con il Bologna. Per i quali potevamo, tra virgolette, vivere di rendita, nel senso che respirare un po'. Anche perché incontravamo 3 big, certo, però ci stavano. Però alla fine si è assottigliato questo vantaggio che avevamo sulle presunte candidate alla retrocessione. Ora dobbiamo scendere in campo nel senso, mister Inzaghi deve saper leggere la partita, i giocatori, anche con l'Empoli, secondo me una gara che c'è stata l'altro ieri, se non sbaglio, dopo ne parleremo, sì, perfetto, sì. È stata un po' non considerata, sottovalutata, ma anche volutamente, forse inconsciamente, per carità, ogni giocatore scende in campo per vincere, suppongo. Una dichiarazione di Inzaghi recentissima è quella: ho sbagliato a non far comprendere, a motivare i miei ragazzi. Però lì ci sta, perché poi effetto Covid, formazione, le vecchie considerazioni che facciamo sempre sulla Coppa Italia, è perfetto, no? E su quanto può ci dare sta. Fastidio, quanto è fastidioso, quanto può, però, togliere energie, infortuni, ora altro. Ora però, bisogna, insomma, tra virgolette, fare sul serio. C'è stata la possibilità di mettere in gioco e dare minutaggio a giocatori tipo Viola, che lo aspettiamo veramente a braccia aperte per tutte le cose che ci siamo detti, e ora affrontiamo 2 squadre, poi ne parleremo sicuramente. Una è il Verona, che è particolarmente ostica. Mi consenti solo 12 secondi per rendere un doveroso omaggio alla collega Vittoria Principe, che non c'è. L'avrei più. Fatto sicuramente. Scusami, dopo. Ti ho anticipato, ma però era un'amica, è una. Va benissimo lo stesso. Collega, tra virgolette, perché anche se non esercito, però mi sembrava doveroso, per quanto mi riguarda, approfittare, tra virgolette, certo, no, della no, tua no, trasmissione per rendere un doveroso. L'avremmo omaggio. Fatto e lo faremo sicuramente. Scusami. Dopo, ricordando anche i 10 anni della scomparsa di Ciro Vicolito. Oberdan, dunque, questa sconfitta tu come l'hai, diciamo, letta? Questa che ha fatto Antonio Menito è la diagnosi esatta, diciamo, di quello che è successo. Ha guardato più i fatti, ma l'interpretazione tua? Ma assolutamente, l'avvocato ha fatto una disamina oggettivamente condivisibile. Sì. Io dico questo, che all'inizio, all'uscita del calendario, tutti quanti noi avevamo immaginato, se avessimo fatto 4 punti tra Sampdoria e Bologna sarebbe stato un successo, e poi mettevamo in cantiere 0 punti tra Inter, Roma e Napoli. In effetti siamo a 6 punti, è un tesoretto che sicuramente ci fa stare in qualche modo tranquilli, ma che non, naturalmente è la base per poi iniziare a fare i risultati già da lunedì sera. Il dato positivo qual è? È che rispetto allo scorso campionato di Serie A, anche incontrando le grandi, non facciamo la figura degli sparring partner, come si usa dire, cioè sono partite, e quella con Napoli ancora di più, in cui, nonostante l'oggettiva differenza di organico, di mentalità, di esperienze e quant'altro, però il Benevento fino alla fine sta dimostrando di avere
una mentalità, cioè è piacevole, al di là dell'affetto, dello stimolo che può avere un tifoso, è piacevole oggettivamente guardare la partita del Benevento, perché è una squadra che non molla, come si suol dire, dal primo al 90° minuto. Certo, ci sono dei dati, insomma, da esaminare, i 18 gol presi, quindi insomma un reparto quale quello della difesa che comunque dimostra di poter essere migliorabile, insomma, per tanti aspetti. Però io dico che il campionato è iniziato bene, si parla di noi in maniera positiva, insomma, io ho tanti amici, come penso che li abbiamo tutti quanti noi, di altre province, che ti chiamano e così come, tra virgolette, ti sfottevano 3 anni fa, stavolta ti fanno i complimenti. Quindi significa che il Benevento desta simpatia, desta curiosità, perché oggettivamente sta facendo un buon campionato. Tra l'altro, io, una parentesi, sono orgoglioso di poter essere, insomma, di essere uno degli amici che Roberto Insigne a Benevento, al di là, diciamo, dei compagni di squadra, e quindi già dall'anno scorso, quando condividevamo dei momenti insieme, lui immaginava come poteva essere il derby col fratello e quant'altro, e insomma mi fa piacere per lui, perché quel sogno, tra l'altro, voglio dire, partorito lentamente, nemmeno credendoci forse, perché insomma immaginare di arrivare a vincere il campionato, di poter arrivare a giocare col fratello, tra l'altro segnando, insomma, io sono contento per lui, contento da tifoso, contento come amico, perché veramente è un qualcosa, e come diceva l'avvocato, è comunque il coronamento di un percorso che ha fatto siamo tutti felici, perché quelle lacrime che abbiamo voluto ricordare e fissare nel tempo sono significative di quanto fosse veramente emozionato in quel momento, quando si è reso conto di aver segnato, tra virgolette, contro il Napoli in Serie A con la maglia del Benevento. Tu hai accennato all'approccio verso la Coppa Italia, no? Dato oggettivo, siamo rimasti tutti male per i 4 gol presi. Però, se prima la Coppa Italia poteva essere un'occasione per poter arrivare a poter incontrare squadre di categoria superiore, e quindi c'era anche una motivazione. Adesso oggi, questa, diciamo, motivazione non c'è. Diciamo che la Coppa Italia oggi è appetibile per le squadre forti che si possono giocare, voglio dire, la vittoria, quindi parlo delle solite note. È appetibile per le squadre di categoria inferiore perché è una vetrina, no? È la possibilità. Una volta poteva essere la possibilità di regalare al proprio pubblico una partita importante. Oggi non c'è nemmeno. Fare anche un buon incasso. Oggi non c'è nemmeno questo opportunità. Sostanziando, scusami se ti interrompo, la situazione attuale. Allora, problema Covid. Quindi tu rischi, tra virgolette, di incappare o di incappare come squadra in giocatori positivi, sapendo che hai delle incombenze, come dicevi tu, non essendo la squadra di vertice o quella già condannata o quella che ambisce, nella situazione ti devi salvare, quindi propendi e dai tutte le tue forze perché la partita successiva è quella della vita, vedi Verona. E quindi non dico che la snobbi, ma non hai la giusta motivazione che ti merita una partita del genere. Concordo. E poi diamo una lettura scaramantica: la debacle col Monza dell'anno scorso ci ha portato a un successo, magari questa di quest'anno con l'Empoli ci darà soddisfazione in quel di Verona, per esempio. In quel di Verona, ma anche a fine campionato. Io ho capito il calcolo che ha fatto in realtà Opera da Picucci. Se il Napoli, se il Benevento avesse proseguito in Coppa Italia, alla fine, ai quarti di finale, avrebbe incontrato il Napoli, poiché era già incontrato. Dopo Insigne faceva un altro gol, faceva un'altra partita, che era praticamente inutile. Francesco Falzarano, Sergio Fanelli, cos'altro vi ha lasciato, diciamo, questa partita, questo Napoli, questo Benevento Napoli? Ma diciamo che secondo me ci sono un po' di criticità. Tocca sempre a me poi fare questa parte, no? La parte del cattivo, praticamente. Esatto, la parte del cattivo. Nel o del senso, puntualizzatore. No, non lo so. Nel senso che della partita con il Napoli a me non sono piaciuti i cambi, e non il cambio di Tuia, perché poi questa squadra sta dimostrando di, in questo momento, di non poter fare a meno né di Dabo né di Caprari. Quindi io mi auguro che soprattutto Dabo abbia chiesto il cambio,
perché è una costante nelle partite del Benevento che quando viene meno Damo viene meno un perno fondamentale. Quindi sembrerebbe che l'abbia chiesto lui, condizionale. Tra l'altro non ho capito neanche l'ingresso di Improta e non di Etemai al posto di Dabo, quindi non mi sono piaciuti i cambi, perché hanno snaturato il Benevento. Credo che ci sia più rammarico per il punto perso a Roma che per quello perso contro il Napoli, perché poi il Napoli, diciamo che dopo la rete del Benevento ha fatto un vero e proprio monologo, insomma, ha colpito una traversa, un gol annullato. Tra l'altro, insomma, le moviole nazionali hanno anche dimostrato che c'era probabilmente il rigore su Lozano all'inizio partita, per cui vabbè, quindi diciamo che secondo me man mano che passano le giornate, abbiamo parlato di questo tesoretto di 6 punti, comunque la Serie A è un banco di prova anche per Inzaghi, perché con il Bologna è andata in un certo modo, si è rimesso in gioco benissimo, però adesso insomma tocca far punti, anche perché poi statisticamente, diciamo, con le famose 7 sorelle, per salvarti qualche punto devi farlo, o una vittoria o qualche pareggio, ma comunque devi togliere punti agli altri. Esatto. In più, per quanto riguarda la partita con l'Empoli in Coppa Italia, a me non è piaciuto intanto perché credo sia l'unica squadra di Serie A che non abbia passato il turno, tanto per cominciare. In più è venuto fuori un dato, ossia che il Benevento ha una rosa molto corta. Fondamentalmente il Benevento ha 3 terzini, perché abbiamo capito che dopo aver usato Barba con l'Inter, Barba è terzino sinistro, Inzaghi non lo sta utilizzando come terzino sinistro. È venuta fuori una rosa corta, mancano le motivazioni, diciamo che in panchina il Benevento non ha giocatori con 10 anni di Serie A alle spalle, quindi se ho la possibilità di giocare, seppur in Coppa Italia, me la gioco al 100%. E perdere 4-2, speriamo, come ha detto l'amico al mio fianco, che sia di buon auspicio, no? Come la sconfitta con il Monza dell'anno scorso, però a me è una cosa che non è piaciuta, anche perché poi se è vero che vincere aiuta a vincere, perdere sicuramente non aiuta. Speriamo che non aiuti a perdere. Non aiuta a perdere, insomma. Quindi vediamo un attimo, ci sono delle criticità, il Benevento prende comunque troppi gol, ne abbiamo già parlato. C'è qualcosa che va rivisto, bisogna fare punti perché adesso sono tutte lì. Si parlava tanto male un po' dello Spezia in giro, fondamentalmente lo Spezia ha un punto in meno di te. Perché lo Spezia ha mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, allora la particolarità del nostro mercato è che noi volevamo, giustamente, rispetto a 3 anni fa, mantenere l'ossatura della squadra e innescarla allo stesso tempo con 4-5 elementi di categoria. No, però io parlo proprio di rosa numerica, cioè sì, è una rosa arrivo. Corta, è una rosa corta, è una rosa corta sugli esterni, è una rosa corta in non attacco, solo, perché a centrocampo, esatto. Scusa, l'alternativa, a parte che non abbiamo, vabbè, perciò dico, torniamo poi ai discorsi che ci siamo detti in maniera anche inopportuna, se qualche calciofilo, qualcuno che fa calciomercato ci ascolta. Noi in realtà in cabina di regia non abbiamo nessuno, stiamo aspettando Viola, e Viola ha fatto il suo esordio, ma per trovarlo in tempi occorrerà dopo la sosta. E poi questa cosa comunque è vera al 50%, nel senso che Inzaghi ha dichiarato, sì, che ha detto che è una mezzala, insomma. Esatto, per lui è una mezzala, quindi c'è, vabbè, fondamentalmente Rectius, manca l'orchestra, il direttore d'orchestra, che io non vedo, perché non può essere, perché né un Dabò né uno Schiattarelli, mai Viola e basta, quindi la panchina, sebbene abbiamo fatto degli innesti, in realtà è corta, come diceva lui, cioè corta nel senso che non hai ricambi all'altezza tale che ti consentono comunque di, anche leggendo la partita, non dico a livello dell'Inter che per carità tripla squadra, però purtroppo cerchiamo di mantenerci a galla fino al mercato di dicembre, dopodiché qualche altro acquisto penso che verrà fatto. Sicuramente ci sarà. Io perché... però vorrei sentire, e concludiamo questo diciamo inizio dedicato alla partita che è stata, e quindi a Benevento Napoli, voglio sentire anche Sergio Ferretti. Allora, io ti dico la verità, a me è piaciuto il Benevento, vado un po' controcorrente, qualcuno, no, ma non è che non sia piaciuto, è piaciuto, io abbiamo già guardo detto i lati una squadra positivi, compatta, condivisibili tutte le opinioni degli amici in studio, ovviamente le condivido tutte quante, però un aspetto lo voglio sottolineare, noi abbiamo ci sono state 5 partite adesso. Una cosa che mi è piaciuta della squadra è che ha affrontato tutte e 5 le partite in modo diverso, o quantomeno ha cercato, a mio parere, di affrontare le partite in modo diverso. La Sampdoria, all'inizio siamo stati sorpresi dalla Serie A, diciamo, abbiamo preso 2 gol in 20 minuti,
Poi dopo una grande rimonta, e questo bisogna dare atto alla forza, al carattere e anche all'organizzazione di Inzaghi. La seconda partita, una sofferenza estrema col Bologna in casa, perché Bologna è una grande squadra, una bella squadra, non è una grande squadra, una squadra ben organizzata, Mihajlovic è un grande allenatore a mio parere. Abbiamo sofferto, forse loro meritavano quasi in più, però dalla sofferenza siamo riusciti a tirare fuori 3 punti e anche questo bisogna dirlo. La partita dove secondo me Inzaghi il Benevento tutto ci ha capito poco è quella con l'Inter, dove lì a mio parere, non lo dico da interista, però a mio parere poteva finire anche 10-1 quella partita, perché ci hanno graziato. A me l'Inter ha dato l'impressione che si stesse allenando. Sì, no, ma io penso che un po' di fortuna, un po' l'arbitro, non so se ricordate. Giocato sotto ritmo l'Inter. Sì, ma poi l'arbitro un paio di episodi ci ha graziato. Insomma, poteva finire molto peggio. Viceversa, io dico che con la Roma fino al 70esimo noi abbiamo fatto una grande partita. Una grande partita. Poi dopo quello che rimane un po' impresso è quelle folate offensive degli ultimi 20 minuti dove si è fatta la scelta, Inzaghi ha fatto la scelta di giocarsi la partita. Siamo 2-2 fino a, se non ricordo male, giocarsi la partita e cercare addirittura, non dico di vincere, ma insomma di controbattere è preso dei gol. Lì è stato molto criticato Inzaghi, è stato detto da tanti non ti dovevi chiudere, dovevi mettere un difensore, ecco il famoso discorso che faceva Antonio, dovevi mettere il terzo difensore prima, e lui non l'ha fatto, l'ha fatto col Napoli e ovviamente anticipando i tempi. Però io penso che, ti dico la verità Antonio, era anche arrivato il momento, nel senso si vedeva il Napoli ormai strabordava, si vedeva che ci aveva assediato a un certo punto, aveva una potenza di fuoco incredibile, importante. Probabilmente la mossa era quella di cercare di anticipare, ognuno con le sue armi cerca di fare qualcosa. Io concludo il mio intervento, dico una cosa che mi ha riempito d'orgoglio, è il fatto di vedere una corazzata di campioni come quella del Napoli, indiscutibile, c'è una rosa che non so, forse uno di loro guadagna quanto tutti i giocatori del Benevento, immagino, arrivare alla fine partita al 97esimo a esultare, come, non dico come se avessero vinto una coppa, ma non è proprio esattamente così, insomma. Vabbè, insomma, una semplice battuta. Cosa che tu si guadagna meno di click, insomma. Cioè. Ah, perfetto, vabbè. Sto per dirlo. Però per concludere il discorso. Del rinnovo, però. Per concludere il discorso. Siamo arrivati al 97esimo e se Sau avesse messo quella palla qualche centro, oppure se Meret non avesse fatto quel grande intervento, probabilmente stiamo parlando di un grande risultato. Questo per me è motivo di orgoglio, perché non ci dimentichiamo che noi siamo una piccola realtà, sia geografica ma anche economica, rispetto a una grande potenza come il Napoli. Non possiamo far finta di... Però io credo, in base al discorso che è stato appena fatto, che di fondo è giustissimo, così come è anche motivo di orgoglio la prestazione con la Roma, però è un leitmotiv che deve cambiare. Cioè, con la Roma bisogna avere quella maturità al 70esimo di capire di non offendere, e sul 3-2 per la Roma di non continuare a offendere in quel modo. Non si possono prendere 3 gol in contropiede e uno su calcio di rigore, proprio perché sei e una tu hai piccola. Ragione, io sono d'accordo con te. Io penso che invece Inzaghi con Napoli ha fatto esattamente l'opposto. Esattamente, ha fatto l'opposto. Il risultato è stato lo stesso. Ha fatto l'opposto, però alla fine il leitmotiv deve cambiare. Cioè, comunque il Benevento, diciamo, dopo l'1-0 con il Napoli si è abbassato, però è sempre da quel 60-70esimo che si schiaccia totalmente. Probabilmente dipende pure dal fatto che tu hai dato tantissimo a livello per fisico. Per avere quella compattezza, quella solidità. Allora io 60 allora minuti dobbiamo augurarci, hai speso tutte dobbiamo le augurarci energie, che le squadre che lotteranno per la salvezza con noi, insomma, ci sia un dispendio di energie differente. Perché comunque questa squadra, anche nelle distanze tra Glick e Caldirola, che finora insomma sono portati insomma in palmo di mano, qualcosa va un attimo rivisto. Chiaro, tutti i meriti, 6 punti, è un Benevento diverso da 3 anni fa, però io vado con il discorso della società. Andiamo in Serie A per restarci, quindi mi aspetto anche una maturità di squadra per restare in Serie A. Noi intanto invece facciamo una prima pausa. La dedichiamo ad uno dei nostri sponsor che è Expert Office. Vediamoci questa clip insieme, ascoltiamo i consigli di questa azienda sanita. Ci ritroviamo tra qualche istante in studio. Expert Office è tra le aziende leader in Italia per le forniture per ufficio con spedizioni su tutto il territorio nazionale. Expert Office è un'azienda nata nel 2004. L'esperienza maturata in diversi anni di attività permette di offrire toner e cartucce di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Expert Office si avvale della collaborazione di aziende specializzate. Questo le ha permesso di divenire un'azienda green, raggiungendo un'elevata sensibilità per gli aspetti ambientali, oggi ad impatto zero, ed un'elevata professionalità e competenza sui prodotti tutti testati e certificati. In particolare, Expert Office vuole perseguire la realizzazione di prodotti di qualità che incontrino il gusto della clientela, che siano realizzati in conformità alle normative vigenti, che siano curati con tutti i mezzi messi a disposizione dalla professionalità e dall'esperienza del suo personale e che siano realizzati senza impatto ambientale. I toner compatibili vengono fabbricati per contenere i costi di stampa rispetto ai più costosi toner originali. Tutti i prodotti sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto e vengono testati uno ad uno prima di essere commercializzati. Il punto vendita al pubblico di Expert Office è in Piazza Orsini 24, sotto i portici del Palazzo Arcivescovile, fornitissimo anche per la cancelleria, la didattica, il disegno, la scrittura, le macchine per ufficio ed i timbri. www.expertoffice.it. Eccoci dunque tornati in studio e adesso c'è il primo intervento di Edoardo Porcaro, al quale passo la linea. C'è il primo blocco di curiosità che ci può regalare il web e che Eddie ha trovato per noi. Cosa ci proponi questa volta, Eddie? Inizierei da una statistica molto interessante che riguarda i fratelli Insigne, che nel derby di domenica scorsa sono andati entrambi a segno ma ad avversari. Ecco, è la seconda volta che capita questo evento in massima serie, quindi Serie A, la prima volta 71 anni fa in un Inter Lazio in cui andarono a segno i fratelli Nayers, fratelli di origine ungherese, segnarono appunto per le rispettive squadre. Rimanendo sempre in tema e con riferimento al Benevento, perché chiaramente ce ne sono tanti di episodi del genere, ve ne vorrei raccontare uno più recente che appunto è capitato 2 stagioni fa in Serie B e riguarda Spezia Benevento, dove questa volta ad andare in gol da avversari furono i gemelli Ricci. Matteo segnò per lo Spezia e Federico invece per il Benevento. Ritornando ai fratelli Insigne, e quindi poi chiudo, c'è, come dire, una scenetta simpatica che è capitata appunto in campo e che racconta lo stesso Roberto in un'intervista post gara. Ecco, pregherei la regia di mandare in onda la clip. Praticamente è la clip che riguarda quella che sta facendo il giro del web, quella sì, in cui tutti sì. Si stanno chiedendo che cosa si sono detti praticamente. Sì, in realtà diciamo che Roberto fa una confessione, insomma, che si sono detti delle cose che non vuole ripetere, e però noi abbiamo trovato, ecco, un'immagine che in un certo qual modo immortala quel momento. Ecco, la regia cioè, ce la può mandare in onda. Ecco, c'è così. Quella... in cui praticamente Roberto Insigne con la mano davanti alla bocca per non farsi leggere il labiale parla con il fratello Lorenzo. C'è qualche battuta che è girata in rete a questo proposito e qualcuno ha svelato la frase che Lorenzo, che è più anziano, ha detto a Roberto. Ce l'ho, In quel momento lì ti è venuto più quasi da mandarla a quel paese o gli hai fatto i complimenti a tuo fratello? No, gli ho detto una cosa in napoletano... dico la verità, rivolta pure verso mia mamma, quindi ti lascio un po' immaginare cosa ci siamo detti. Chi perde stasera, niente tra chiulette. Sarebbe questa la frase che è girata. Noi abbiamo fatto delle considerazioni anche sulla Coppa Italia, abbiamo detto che perdere fa sempre male e che la Coppa Italia l'abbiamo già sviscerata con le considerazioni di Obadan riguardo ai trascorsi anche storici con Antonio, e volevo solo ricordarvi che insomma poi alla fine dà fastidio, perché lo stesso Concini ha detto una figuraccia che andava sicuramente evitata e lo stesso Inzaghi poi ha detto ritorniamo con i piedi per terra. Ritornare con i piedi per terra e anche riagganciandoci alle considerazioni che abbiamo fatto rispetto a Benevento Napoli, è il momento di entrare nel vivo di questa trasmissione che si chiama Anteprima Serie A. Dobbiamo giocare d'anticipo insieme ai nostri telespettatori, dobbiamo rivolgere sicuramente lo sguardo a quello che sarà il prossimo impegno. Ovviamente non è un impegno facile, ma in Serie A io non credo, anche per le squadre blasonate, non ci sono più impegni facili,
ogni partita ha una storia, sì, probabilmente il bello del calcio è proprio questo. Tra un po' la regia ci passerà anche una telefonata, perché per saperne di più, per avere un osservatorio più interessato e più diretto, ci collegheremo con un collega, è un collega di GianlucaDiMarzio.com, è un collega anche di SkySport.it e che segue molto da vicino le vicende del Verona. Appena la regia sarà pronta, noi entreremo in contatto con Riccardo Despari, con il quale affronteremo la partita Hellas Verona-Benevento, e al quale ovviamente cercheremo di chiedere quante più cose possibile sul prossimo impegno. Che cosa ci aspettiamo da questa partita? Perché adesso, come dicevo Benito prima, per fare un discorso continuativo, il tesoretto va esaurendosi, ora sono squadre, come diceva anche Francesco, le sette sorelle, tra cui c'è anche il Verona, se vogliamo, cioè, insomma, oltre al Crotone, Spezia ed altre. Guarda caso, noi incontreremo proprio Verona e Spezia di seguito. Verona in trasferta e Spezia al Vigorito. Adesso bisogna fare sul serio. No, sul serio, e poi soprattutto concentrarsi sulle due partite che presentano degli ostacoli completamente opposti per un verso e forieri di una giusta attenzione e di una lettura della partita. Il Verona, non dimentichiamolo, che la squadra che, una delle squadre, se non erro, la seconda, che ha subito meno gol. È una squadra che, sebbene l'anno scorso ha investito su tre elementi poi venduti, ricavandone ben 80 milioni di euro, se non per fare i conti in tasca di quelle dell'Hellas, li ha sostituiti e la squadra grosso modo è rimasta intatta. Ha un allenatore molto ma molto capace, in casa e fuori casa gioca più o meno allo stesso modo, ma è la solidità difensiva che mi preoccupa, e poi gioca bene sulle fasce. L'unico vantaggio, se vogliamo analizzare a 360 gradi questa partita, è che in Coppa Italia, il rovescio della medaglia, che sebbene si sia qualificato per il rotto della cuffia, i rigori, se non erro, correggetemi se sbaglio, dopo un estenuante 3-3, ha speso energie. Qualcuno mi dirà, dice sì, ma inizialmente la squadra non era quella titolare. Però, diciamo, se non erro, a inizio del secondo tempo ha messo in campo tutti i giocatori della prima squadra, quindi un dispendio energetico c'è stato, ma è ridotto, anche se si gioca di lunedì, perché ricordiamolo, la partita del Benevento è il posticipo del lunedì, potremmo avvantaggiarci su questo. Cosa deve fare il Benevento? Deve giocare alla sua maniera. Inzaghi deve, per quanto è possibile, prestare maggiore attenzione, leggere soprattutto la partita e cercare di mettere in campo le forze che possono adattarsi al gioco del Verona e cercare di colpirli in contropiede. Io lancio un tema che è lo stesso, ma da approfondire anche agli altri nostri amici del parterre. In realtà quello che diceva Antonio è che la squadra che subisce meno gol, gli fa da contrattare, ma è sulla stessa linea d'onda, un altro dato, che la seconda squadra più fallosa del campionato, evidentemente contro un Benevento che è la squadra quasi la più meno fallosa, anzi quella che subisce più falli di tutto il campionato. I dati fanno emergere il modo di giocare diverso. È anche una di quelle che le prende di più di tutti di gol, 18 gol in tre partite. Il Verona, miglior difesa della Serie A, con due gol subiti. Con due gol subiti, il Verona solamente. E guarda caso, è la squadra più fallosa. Quindi attenzione, l'allenatore è un modo di riconcepire proprio l'atteggiamento. Il Verona, diciamo che l'allenatore cerca di giocare un po' come l'Atalanta di Gasperini, no? Quindi uomo. Sarà una partita difficile, perciò la dobbiamo leggere bene. Il Benevento dovrà quasi obbligatoriamente far punti. Ne abbiamo parlato in contropiede. Ne abbiamo parlato già da settimane, no? Io avevo il timore che si arrivasse alla partita con lo Spezia in casa con l'obbligo di vincere. Obbligo di vincere, che vuol dire che poi nelle partite successive a quella col Bologna il Benevento dilapidasse tutti i suoi sei punti, no?
E io mi auguro che questo non avvenga, perché insomma poi la palla peserebbe diversamente vicino ai piedi dei calciatori contro lo Spezia, secondo me. Io penso che a questo, ormai arrivato a questo punto, l'obbligo di vincere con lo Spezia, l'obbligo, insomma, la speranza, l'auspicio ci deve essere, perché se non vinci o non provi a vincere con lo Spezia e non provi a fare risultato col Verona, la vedo difficile poi rimanere in Serie A. Il Verona è una squadra molto ostica, e quello che hai detto è giustissimo, l'allenatore è un allenatore molto in campo. Talmente io ricordo che per un periodo si parlava anche di una sua venuta a Benevento, c'è stato un attimo, e io dico la verità, a me sarebbe piaciuto vederlo diciamo allora, che Juric stato... era il prescelto, no? Esatto. Nell'anno della retrocessione poi ci fu un problema con l'allenatore sul contratto, che il Benevento dopo la retrocessione ha fatto tutti i contratti annuali, no? E poi c'è stato l'avvento di Bucchi che, come ha ripetuto spesso Pasquale Foggia, è entrato nel beh, insomma, è una considerazione... Ma anche lo stesso italiano. Appunto, era l'alternativa in sala. Era l'alternativa in italiano. Però, volendo guardare... Guarda bene lontano, cioè, però, sono ottimi allenatori. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, è vero che sono due partite, non dico decisive, importanti, però è pure vero che dopo un trittico... impegnativo, adesso hai la possibilità con Verona e Spezia di giocare con squadre sicuramente alla portata, dove immaginare i 6 punti o i 4 punti, voglio dire, non è un'utopia. Quindi diciamo, dopo che ci siamo divertiti a vedere le squadre oggettivamente di un altro calibro, adesso abbiamo le condizioni per poter rimpinguare quel tesoretto che insomma ci deve fare qualche strada. Pareggio, non è che dobbiamo sempre vincere per forza. Guarda, se dovessimo con le fare squadre... noi avevamo detto 4 punti le prime 2 giornate, le abbiamo fatte 6. Io mi riproporrei 4 punti nelle prossime 2 giornate e fantastico. Penso che sarebbe, però dico, un pareggio significa che anche le altre squadre non vincono. Certo. Quindi a quel punto poi dobbiamo anche capire che non siamo più il Benevento che schiaccia sassi della Serie B, ci dobbiamo salvare, probabilmente ci salveremo. Ma sarà anche giornata. Il banco di prova dello stesso Inzaghi, certo. Perché non ci dimentichiamo che Inzaghi, soprattutto in queste partite, io lo vorrei un po' sulla falsariga del campionato scorso, dove in alcune occasioni, non dico che abbiamo fatto barricate, ma abbiamo fatto il nostro gioco, cioè sicuri di segnare. Al momento opportuno abbiamo colpito, ma non subendo gol in contropiede come la Roma. Allora mi aspetto che in queste due partite alla portata, nel senso dove il Benevento può giocare finalmente, di non solo raccogliere i punti, e questo è l'augurio da tifoso ovviamente, ma soprattutto di vedere un Inzaghi che possa esprimersi da un punto di vista calcistico come allenatore in maniera ottimale, leggere bene le partite, mettere in campo la miglior formazione e guadagnare quello che diceva Oberdan, i 4 punti che sottoscrivo a priori, penso come gran parte dei tifosi, che ti consentono comunque di veleggiare e di mantenersi. Bisogna galleggiare in salute. Perfetto, dove non hai troppi patemi d'animo. E... Io posso fare una considerazione riguardo a questa. No, io notavo da una parte le critiche iniziali, Sergio, no? Ma non sono critiche, sono appunti, sono considerazioni che noi vogliamo sviscerare. Non facciamo informazione per raccontare quello che non è successo, per raccontare quello che è successo. Quindi abbiamo fatto delle puntualizzazioni, certo, Oneste e oggettive. Poi si è passato a questo ottimismo, perché dei 4 punti per me, insomma, io firmerei subito per un pareggio a Verona. Ah, bisogna essere punti sempre ottimisti nella vita, no? Ah, certo, come il poeta. Tu che potevi considerare? No, invece? Io mi è venuto in mente una cosa, una frase di Gattuso, perché sentendo le interviste, e a Gattuso hanno fatto una domanda riguardante Osimhen, e hanno detto vabbè, questo giocatore non è riuscito ad andare negli spazi, perché ovviamente tutti avevamo negli occhi il 4-0 con l'Atalanta, questi spazi enormi, 4-1 definito, non mi ricordo, insomma questi spazi dove Osimhen ha fatto il bello e il cattivo tempo. E Gattuso ha detto ma quali spazi? Gli spazi non c'erano stasera, non c'erano oggi, dicendo, sottolineando che Inzaghi era stato molto bravo a chiudere tutti gli spazi. Vabbè, c'era stato anche il precedente della partita con la Z, che comunque era stata una buona scuola per il Benevento, perché insomma la Z è andata a Napoli in Europa League chiudendosi, poi non sono contro le barricate assolutamente, sono fatte in modo intelligente. Quindi il Benevento poi
figlio della partita con la Roma, ha fatto una partita diversa, intelligentemente. E io questo voglio sottolineare, a me questo piace, l'ho detto pure all'inizio della trasmissione, non vedo un monocolore nel modo di come qualcuno magari dice, come... Mi piace questa cosa, mi sembra che sia camaleontico il Benevento. Poi forse i risultati ancora non arrivano del tutto. È sulla rosa corta, è quello lì il problema. Vedremo di risolverlo con il mercato. A gennaio, vediamo che succede. Io credo che sia in collegamento con noi Riccardo Despali. Riccardo, ci sei? Sì, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Riccardo, Riccardo Despari, che ovviamente è di skysport.it e di gianlucadimarzio.com. Tu segui molto da vicino le vicende, per motivi professionali ovviamente, le vicende dell'Hellas Verona. Dopo il punto importantissimo rimediato a Torino contro la Juventus, penso ci sia un bel clima a Verona, o sbaglio? Sì, c'è un bel clima, la squadra è in forma, arriverà un po' corta secondo me nella partita di lunedì contro il Benevento, perché contro la Juventus si sono infortunati Ceccherini, si è infortunato lo stesso Lovato. Infatti poi volevo chiederti informazioni su Lovato, Ceccherini, ma anche su Favilli alla fine. Esatto, anche Favilli una lesione muscolare. Però, a parte queste defezioni, io credo che l'importante sia il spirito, il modo di giocare e l'anima del Verona, che è assolutamente a firma Ivan Juric. Cioè, il vero fuori classe è Ivan Juric. Quindi anche cambiando gli interpreti, l'abbiamo visto anche dall'anno scorso a quest'anno, cioè la rosa è praticamente cambiata, ci sono molti giocatori che sono andati via. Vedi Amrabat, Rahmani, Kumbulla sì. Lo stesso Verre, però ne sono arrivati altri grazie anche all'abilità del DS con il mio amico, che hanno ripiazzato benissimo questi giocatori. E quindi anche se poi la rosa, io sentivo prima Francesco che saluto, che diceva che il problema del Benevento è la rosa corta, invece questo problema non ce l'ha, credo che non ce l'ha del Verona, ha una rosa abbastanza profonda, ben organizzata, e quindi anche se mancheranno credo tanti giocatori contro il Benevento, Juric riuscirà a mettere in campo la squadra migliore e farà sicuramente una buona partita, anche perché è la miglior difesa, solo due gol subiti. Alcuni sono partiti e sono andati via. E ha realizzato anche un bel bottino dal punto di vista economico sul mercato, però come tu dicevi sono stati sostituiti, ma il fuori classe Juric, che io credo a questo punto ricorda un po' Gasperini, no? Ogni anno tanti cambi, però alla fine il livello di espressione, il livello di gioco rimane comunque alto. Assolutamente, pressing alto, andare sempre in tutte le zone del campo. Juric propone un calcio aggressivo, indipendentemente dall'avversario che è di fronte. Il DNA del Verona si vede lontano un miglio, e dagli allenamenti che si parte Juric vuole sempre il massimo, ha la sua idea, i suoi schemi in testa, e vuole che i suoi giocatori facciano quello che dice, e lo fanno. La migliore... quest'anno secondo me scusami, continua prego. No, l'unico problema di quest'anno appunto è un po' l'attacco, che a corto di gol ha fatto solo due gol. Infatti, quello... in Serie A ha segnato solo Favilli, però credo che sia un problema solidità che difensiva. Sul lungo percorso, sul lungo periodo si risolverà. Però intanto può vantare la migliore difesa del campionato. Assolutamente, solo due gol subiti. Vabbè, questa è una bella forza, insomma. E anche la squadra più... Devo dire che anche la squadra più fallosa, ma sono due dati che si sposano bene alla fine, no? Beh certo, assolutamente. Poi c'era Gunther, che comunque adesso è il coronavirus, ma poi appena tornerà è un elemento fondamentale. Certo. Per Euro che sta facendo bene. E poi c'è questa rivelazione di Lovato, questo classe 2000, che sta veramente stupendo per la sua forza. Sembra un classe 86 per come gioca. A proposito di Lovato, volevo chiederti, ma è vero praticamente che sarà uno dei punti fermi, uno dei protagonisti, quantomeno a livello di trattative sul prossimo mercato, perché praticamente si parla un gran bene di questo ragazzo. Si parla bene, il DS D'Amico l'ha preso a solo 1 milione dal Padova, dalla C,
ha fatto bene al Padova in Serie C, D'Amico ha creduto in questo ragazzo 2000, quindi anche l'abilità del DS di andare a pescare i giovani di prospettiva in Serie C, un milione ha pagato, e adesso ovviamente sta salendo di tanto il prezzo, e credo che sì, scatenerà un'asta, se non a gennaio, magari alla fine dell'anno sicuramente, perché è un talento indiscutibile. Per quanto riguarda la partita contro il Benevento, cosa ci puoi dire dei tre, diciamo, più illustri, diciamo, atleti in dubbio, che erano appunto Lovato, poi Cecchinini e lo stesso Favilli? Secondo te saranno la partita oppure mancheranno contro i giallorossi? Per me Juric non li rischierà in ogni caso, anche se rientreranno, perché appunto il calcio di Juric è un calcio aggressivo, di pressing, muscolare, quindi magari Reto preferirà altre soluzioni. Secondo te, per finire, per ringraziarti ovviamente per questo tuo intervento, Riccardo, grazie a voi. Che idea ti sei fatto di questa partita tu? È un po' attacco contro difesa, sinceramente. Il Benevento è una squadra che secondo me deve trovare il suo equilibrio. Abbiamo visto che fa bene nella fase offensiva, ha sempre segnato, però in difesa prende troppi gol, ha preso 14 gol in 5 partite di Serie A. Però insomma Inzaghi è un allenatore esperto e credo che saprà anche modulare e posizionare questo aspetto, anche perché il Benevento è una squadra che ha coraggio, che propone gioco e quindi poi viene premiato con i gol. Dall'altra parte c'è il Verona, che è la miglior difesa e non concede spazi. Ma sarà una bella partita, non mi sento di dare un pronostico, però sarà una bella partita. Va bene, Riccardo, prima di salutarti, ovviamente non mancherà occasione per risentirci, forse anche solo per la gara di ritorno o in altre circostanze. Volevo salutarti un attimo, qui presente insieme a noi nel nostro parterre, Francesco Falzarano. Sì, ciao Riccardo, io lo volevo ringraziare per la disponibilità, perché tra l'altro è ancora al lavoro in redazione, so per certo che è al lavoro in redazione, quindi lo ringrazio per la disponibilità e per la sua analisi, ecco, sul Verona, lui che lo vive da vicino. Grazie a te Francesco. Grazie Riccardo. Grazie a tutti. Insomma, si presenta una partita interessante. Insomma. Io, contrariamente a quanto diceva Riccardo, sì, penso si presenti una partita ostica e quindi non particolarmente bella, dove l'arcignità e la fallosità del Verona va a cozzare contro l'estrosità e la voglia di attaccare il Benevento. Mi auguro che Inzaghi faccia Speriamo qualche... Speriamo di essere premiati da questo, da questo mix. Oppure Inzaghi che legge in maniera un po' più accorta, quindi sarà una partita non ricca di gol. Un under, bravo. Noi facciamo un'altra pausa. Anticipandoti, un 1-1, così te l'ho detto prima. Esatto, però. Prossimo, io mi collego al suo 1 e te lo motivo. Noi siamo una squadra che prende gol, loro sono una squadra che non prendono gol, sono fallosi, quindi 1-1 con gol di Benevento sul rigore. Ah, va bene. Che comunque te lo anche 1-1. Cioè, c'è da mettere proprio, da usarlo come scommessa. Sì, praticamente è stato no, già ha detto 10 euro. Non puoi giocare perché sono chiuse, però non si può giocare. Noi ci fermiamo ancora una volta, diamo spazio ad altri, ma pochi istanti, diamo spazio ad altri nostri due compagni di viaggio, Centro Elite e De Ioanni, il tuo gommista SRL. Poi torneremo qui perché dobbiamo fare una pausa al caffè, e quando parliamo di pausa al caffè parliamo di caffè Moreno. A tra poco. Antonio, grazie per la linea. Oggi vi voglio parlare dei pneumatici estivi invernali, visto che ci troviamo proprio nel periodo freddo, quindi pioggia, neve se verrà, e ghiaccio. La differenza del pneumatico estivo è che è un pneumatico per tutto l'anno, quindi va bene per tutto l'anno,
ma non va bene sulla neve o sul ghiaccio, quindi è preferibile installare pneumatici invernali che hanno una mescola diversa dall'estiva e un disegno diverso, con delle lamelle che aggrappano in fase di frenata sul ghiaccio o sulla neve, da poter far sì che il pneumatico non si riempie di neve e non scivola. Noi offriamo questo servizio di installazione e deposito dei pneumatici estivi o invernali, catalogando cliente per cliente con foto, tablet, inserendo tipo di vettura, tipo chilometri, tipo di pneumatico, così il cliente è sicuro che troverà i suoi pneumatici con ricevuta del pneumatico che ha lasciato in deposito presso di noi. E chiaramente, visto il problema Covid e per evitare di fare delle code in officina, noi consigliamo a tutti di prenotare, così noi lavoriamo meglio e voi non perdete tempo. Salve, sono Andrea Lepore, 27enne acconciatore, che ha intrapreso la sua avventura in questo settore all'incirca 8-9 anni fa, quando ho deciso di iscrivermi al Centro Elite. La scelta di iscrivermi al Centro Elite c'è stata dopo aver visitato varie scuole e di questa scuola mi ha colpito l'organizzazione e la struttura. Durante questi anni a scuola ho cercato di imparare quanto più possibile e l'ho messo in pratica lavorando nel contempo. Alla fine di questo percorso formativo ho aperto un mio salone e contemporaneamente a questo ho partecipato anche a diversi eventi, mettendomi in risalto in uno in particolare, che è la Barber Convention, dove ho realizzato una hair tattoo. Tant'è che l'anno successivo l'organizzatore dell'evento mi ha voluto nel suo staff come giudice di gara. Durante questa convention ho partecipato a un altro talent, raggiungendo il terzo posto. Come ultimo risultato c'è invece il primo posto alla fiera estetica di Pestum, dove ho raggiunto il primo posto al concorso Babyliss Awards. Come ultimo risultato raggiunto vi è anche la selezione come presidente provinciale della Federazione Nazionale Barbieri. Oggi invece mi trovo qui a scuola, questa volta non come allievo, ma perché la direttrice Filomena Moriello mi ha voluto nel suo staff come docente di taglio maschile e barba. Spero di trasmettere tutte le tecniche, la passione e l'amore per questo mestiere alle mie allieve, in modo da augurarle una carriera ricca di risultati e soddisfazioni. Sì, c'è un post che è stato pubblicato, Antonio, da un tuo ospite in studio, molto interessante, molto arguto, circa un mesetto fa su Facebook, e lo vorrei in effetti commentare insieme a lui. Ecco, Oberdan, sì, ha fatto questa similitudine tra la terza maglia del Benevento e diciamo gli striscioni di via Cocchia. Ecco, Oberdan, volevo sapere praticamente uguali. Ecco, che cosa pensavi di questa testimonial delle maglie? Non lo volevo dire. Guarda, sicuramente insomma, la suggestione l'ha fatta da padrone quando ho fatto quel post, però oggettivamente il design della maglia nera ricorda in maniera anche spinta quelli che sono stati gli addobbi di via Cocchia. Quindi anzi, saluto e ringrazio il presidente del Cocchia Group, Antonio Giorgione, e con lui ringrazio e saluto anche noi tutti quanti i ragazzi del gruppo, perché poi quelle immagini, quegli addobbi, quei festeggiamenti hanno fatto il giro del web, hanno girato l'Italia, perché poi sono usciti anche fuori dai confini e ci hanno degnamente rappresentati.
quelle strisce sulla maglia a me, ma a tanti, hanno ricordato in maniera forse un po' suggestiva che non li addobbi. Io mi auguro che chi ha partorito l'idea di quella maglia abbia voluto dare un segnale di gratitudine ai ragazzi. Io ho ascoltato tra l'altro tanti tifosi, tanti, anche quelli più ragazzi, ecco, quelli più spontanei, più genuini, non quelli più, come dire, tra virgolette, scafati. Ma in realtà questa maglia è piaciuta moltissimo. È la maglia più bella. Sì, rispetto a quella bella, bianca e a quella azzurra. Di certo, nell'acquistare poi la maglia, qualcuno che evidentemente non poteva acquistarle entrambe, ho saputo che si è fatto il problema. E alla fine però hanno optato per quella tradizionale a striscia gialla e rossa. Perché vai sul sicuro, poi... è usato sicuro. Invece questa maglia nera è bellissima. E poi se vediamo il testimonial di presentazione delle maglie, un po' io dicevo a modi sfottò per Oberdan, lui ha anticipato quello che sarebbe stato, perché il leitmotiv della presentazione della maglia nera è proprio sulla falsariga del tifo. Quindi suppongo nell'idea di chi ha immaginato questo era un omaggio tra virgolette riuscitissimo, un'idea molto comunicazione e marketing, benissimo, no ma riuscitissimo, quindi onore e merito a te che hai anticipato, giustissimo, perché proprio c'è una similitudine fortissima, ma infatti oggettivamente la più bella. Pomeriggio, tornando un attimo indietro, da incorniciare per Giuseppe Di Sellio, seriamente tocchiamo questo dato? No, io sono un fautore, io già nel campionato scorso lo ritengo un ragazzo serio, particolarmente di sé, particolarmente se no, a parte le battute, ha capacità, molto volenteroso, caparbio, l'impatto in Serie A non ho visto, non l'ha travortito, ma diciamo, assolutamente, e può essere un valido rincalzo, anzi lo utilizzerei spesso. È il Pinamonti di Inzaghi, sì, anzi qualitativamente è migliore pure, forse per alcuni versi. Quello che manca, come dicevamo prima, un tassello che manca la rosa è proprio quel tipo di giocatore. No vabbè, non tocchiamo sto tasto perché abbiamo fatto già, abbiamo cifrato, però dopo... tocco un altro tasto. Abbiamo parlato prima fuori onda. In Italia non si ha il coraggio di buttare in campo i diciottenni, no? L'abbiamo detto prima. Sì, abbiamo visto la partita del Barcellona ieri. Abbiamo detto prima di entrare in trasmissione, un diciassettenne che sostituisce un altro diciassettenne. Diciamo che in Italia Rugani è ancora giovane. No, esatto. Facciamo l'esempio di Bastoni, che è un giocatore che è considerato giovanissimo. Quando i telecronisti parlano di Bastoni, che è il giovane lanciato da Conte, giustamente, ma comunque Bastoni ha 21-22 anni. Comunque Di Sellio avrà un futuro, perché è veramente un ottimo elemento e ci potrà... Ha avuto quasi l'occasione per... ma lo vedo, gli impatti nelle partite, Serie B, ora Serie A, è stato più che positivo. Ragazzo 19 anni. Ma può costituire un ottimo rincalzo per il Benevento, assodato che... Insomma, la batteria di attaccanti non è proprio di primo pelo, quindi forze nuove ci potrà essere utile. Diciamo che poi come prima punta, e veramente lui fa parte di un gruppo di ipotetiche scelte, perché abbiamo tre attaccanti. No, ma poi è l'unico in realtà. Perché con quelle caratteristiche, esatto. Mi sembra con di quelle capire, caratteristiche, no? Fermo restando il mercato di gennaio, vedremo come andrà. Ti aspetti molto però da questo mercato, perché... Ma sicuro? No, ma a parte le aspirazioni da tifoso, mi svesto da tifoso, commentando ritengo che debba servirci qualcosa. Lui si aspetta un rinforzo, diciamo, in attacco, un rinforzo, un regista alto a centrocampo, lui si aspetta un centrale difensivo. Sì. Ma io voglio andare dietro alla società, no? Nel senso che comunque Pasquale Foggia ha sempre detto che servivano due terzini di piede destro e due terzini di piede sinistro. Ci troviamo palesemente scoperti sulla sinistra, perché Barba non può fare il terzino sinistro in Serie A, è un dato oggettivo, quindi c'è un buco. Infatti è stato spostato Letizia a sinistra con il Napoli, e comunque è tutta un'altra cosa difendere con il piede inverso in Serie A rispetto alla Serie B. Il Benevento comunque aveva preso Remy, che comunque è un acquisto che probabilmente non avrebbe tolto né Iago Falche né Caprari,
però poi Remy non è arrivato e non è arrivata un'altra punta. Ma questo è un mercato anomalo, mi insegni, diciamo, per la tua esperienza. Sì. Bene o male il mercato è ma io sono convinto progress, che comunque verrà sistemata la sì, situazione. Tra due mesi, allora è un discorso, può darsi che lo stesso Foggia, la stessa società abbia momentaneamente messo in stand-by, in attesa di vedere un po' come andavano anche le cose. Voglio anche dire ad onor del vero, diciamo, per quanto riguarda Barba, che si è trovato a giocare terzino sinistro quando dall'altra parte come contraltare c'era Hakimi. Quindi è chiaro che io credo che lui in Serie A sia più adatto a fare il centrale, però diciamo che aveva anche una, è stata una prova dura, aveva, penso, no, ma al di là dei singoli giocatori, io penso che lo spirito della società sia stato proiettato al mercato. Questo mercato anomalo, non si può chiamare più di mercato invernale, ma mercato lungo, quindi altri due o tre innesti, quelli di spessore, vanno completati col mercato di dicembre. Poi noi stiamo gennaio. Aspettando ancora Iago Falche, no? Perché lo stiamo aspettando. Stiamo aspettando Viola, cioè, che sarebbe un acquisto. Non dimentichiamoci che se non anche erro se a febbraio-marzo Viola dovesse scorso fare la mezzala, no? Come ha detto Inzaghi, io in questo momento da Boeglio in Italia li reputo insostituibili per il Benevento. Chi per un motivo, chi per un altro, si critica un po' Ionita quando fa tanto lavoro sporco. È chiaro che Viola, nell'idea comune di tutti, penso anche di noi presenti, è quella chiave tecnica che manca. Però da inserire dove a questo punto, mi chiedo. Però è quello che diceva prima Antonio, il direttore d'orchestra, mi pare che dici. Sì. Secondo me l'unico adatto a fare il direttore d'orchestra è Viola, perché anche per dire si parla di Schiattarelli, Schiattarelli è più. No, ma io sono d'accordo, però vengo sempre dietro alle parole dell'allenatore, no? Anche l'anno scorso Viola ha sempre fatto la mezzala e Schiattarelli ha fatto. Come mezzala, come mezzala. La mezzala, ma in ogni caso è l'unico, credo, in questo momento nel Benevento attuale, in grado di fare un'apertura, un lancio. Certo. Salvo di fare uscire dicembre, la musica gennaio, per il momento, insomma, cambiare veramente la musica ci vorrà un pochino per riaverlo, per averlo ai ritmi, insomma, a gennaio di quando ha lasciato. Io l'ho sentito dopo la partita con l'Empoli, era comunque molto contento di essere rientrato. Vabbè, ovvio, contento per l'affetto di tifosi. No, ma tra l'altro noi ci ritrovammo post lockdown, no? Prima della partita con la Juve Stabia, e lui mi disse: no, ma 10 giorni torno in campo. E poi è successa praticamente l'apocalisse. Orario, sono 10 mesi. L'apocalisse, quindi insomma, io sono contento, prima umanamente perché è un ragazzo fantastico, Nicolas, e poi ci darà sicuramente una grossa in bocca al lupo anche a Volta, che è un bravissimo ragazzo. Esatto. Che ha subito 4-5 mesi di stop. Sì. Sì, al di là che rientra o non rientra nei piani della società, comunque è stato meno inserito nell'elenco, diciamo. Torno un attimo da Edoardo, ti coinvolgo per l'ultima volta in questa trasmissione, dacci qualche altra, come chiamiamo noi, qualche altra sfiziosiria che hai trovato in rete. Più che altro mi chiedevo, era un warning che volevo lanciare, noi siamo sicuri che Verona-Benevento si gioca di lunedì alle 20.45? Sì, alle 20.45. Insomma. No, perché dopo le 18 c'è un DPCM, non so se lo sapete. Ah sì, sì, per il bar, perché ho visto anch'io su internet. Ecco sì. Qua. No, perché fra tutte le sale, anche la sala VAR è chiusa dopo le 18. E la VAR sicuramente è stata chiusa nella partita che c'è stata fra Milan e Roma. Questo volevo dire. Abbiamo anche una prova. C'è una prova, infatti sembrerebbe che in Milan-Roma, ecco, il VAR stesse dormendo. Io purtroppo stavo dormendo anch'io, quindi non posso testimoniare, diciamo, questa cosa. Però c'è un commento anche a fianco, molto carino, di un collega della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, che in realtà dice questo: sala VAR come parrucchieri, a lunedì non lavorano. Ed è poi quello che è successo. Speriamo che, quindi speriamo che dovessero lavorare, comunque speriamo che possa essere un bene. Speriamo che possa essere un bene. Di lunedì. Noi facciamo questa famosa pausa caffè adesso, prima di ascoltare diciamo, i consigli che ci ha da dare edilappia.com, vedremo un filmato in tal senso. Ricordate che i nostri amici, i nostri sponsor danno sempre consigli importanti e di una certa valenza, però io voglio avvicinarmi alla postazione di Morino Caffè perché è il momento, insomma, di regalarci una gustoseria, un attimo di pausa. Quando parliamo di caffè parliamo di Morino Caffè, quindi la postazione è già pronta, noi dovremo semplicemente iniziare a assorbirci questo caffè e fare in modo che ci possa deliziare. Mentre noi facciamo questa pausa con Morino Caffè,
gli amici a casa possono sicuramente andare a verificare quello che invece sta succedendo con i consigli di Dilappia.com. Oltre 50 anni di passione per il caffè. Caffè Moreno è conosciuto in più di 60 paesi del mondo. Ogni giorno nel nostro stabilimento alle porte di Napoli selezioniamo e tostiamo i migliori grani di caffè, confezionati al momento per mantenere tutte le proprietà organolettiche. Raggiungono i bar, le case e gli uffici di 60 nazioni, portando nel mondo la cultura napoletana e italiana del caffè. Perché Moreno seleziona la qualità, custodisce l'arte della miscelatura, applica una perfetta tostatura e una conservazione ottimale. Cosa c'è di meglio di iniziare la giornata con l'aroma e il sapore di un vero caffè napoletano? Non importa se lo prepari con una tradizionale moka o una moderna macchina a cialde o capsule, il nostro caffè saprà regalarti un momento di intenso e aromatico piacere. Caffè Moreno ti accompagna in ogni momento della giornata, al mattino quando è il momento di darti la carica, dopo pranzo quando devi ricominciare, nel pomeriggio quando vuoi rilassarti da solo in compagnia di chi ami, oppure di sera un decaffeinato per una serata tranquilla. È sempre il momento giusto per un buon caffè, insieme a te in ogni momento della giornata. Caffè Moreno, il vero espresso napoletano. Edi Lappia vanta un'esperienza trentennale nel settore della vendita di prodotti per la costruzione, ristrutturazione, riscaldamento e arredo giardino. Negli anni è diventata punto di riferimento per il territorio sannita ed oggi, ancor di più, grazie all'adesione nel 2016 del consorzio Big Mat, leader internazionale per la distribuzione di materiali per la costruzione e ristrutturazione della casa. Offre alla tua clientela i migliori prodotti delle aziende più affermate e prestigiose nel settore edile. Pertanto è la scelta ideale per imprese, privati, professionisti che cercano prodotti innovativi per la costruzione e soluzioni ad ogni tipo di problema. Nel suo ampio deposito si trova disponibilità immediata di materiale edile, pittura, cartongesso, camini, stufe a pellet, forni, pietre naturali, finestre per mansarde, lucernai, porte a scomparsa e ferramenta. Tutto ciò affiancato dal personale qualificato e specializzato per ogni singolo settore merceologico. Oltre alla vendita, Edi Lappia offre alla sua clientela servizi quali preventivi gratuiti, consulenze tecniche, trasporto e scarico dei materiali in cantiere con automezzi propri, pagamenti personalizzati. Edi Lappia è in grado di fornire tutti i materiali certificati inerenti ai progetti Ecobonus 110%. Oh, siamo ritornati dopo la pausa con il caffè Moreno e facciamo il punto della situazione, perché andiamo ovviamente a chiudere questo nuovo appuntamento di Anteprima Serie A in vista di questa partita che attende il Benevento sul terreno di gioco degli Scaligeri. Hellas Verona Benevento si gioca, come detto, lunedì 2 novembre alle 20:45. Arbitra il signor Sacchi, gli assistenti sono Palermo e Schirru. Il quarto uomo è Volpi, al VAR, che speriamo non dorma, come ha fatto San Siro, Pazzoleni, all'Avar c'è Paganessi. Prossimo turno è classifica, questa è la slide che riguarda, che abbiamo preparato, Juric contro Inzaghi, diretta Sky, lunedì sera. Invito il nostro partner a guardare il prossimo turno, oltre a quella che ci riguarda da vicino, Verona-Benevento, ci sono altre partite interessanti, e diciamo che forse quella più spettacolare sulla carta potrebbe essere Napoli-Sassuolo, due squadre votate a fare tanti gol, ma per quello che ci riguarda da vicino abbiamo Crotone, Parma, Udinese e Spezia che potrebbero, insomma, uscire male dai rispettivi. Perciò è importante la partita nostra di Verona, quel sì, punto sì. Tanto sospirato, un punto di preso cui parlavamo. Verona, no, poi significa Bologna, guadagnare Cagliari, punti Udinese, Milan, sulla carta ovviamente. Sulla carta ovviamente Udinese, Milan, l'Atalanta dovrebbe riscattarsi, la Spezia il campionato, che ospita la Juventus, anche se la Juventus di questi tempi non è, però voglio dire, insomma, potrebbe veramente risultare, è un turno che potrebbe girare a nostro favore, speriamo, ci auguriamo. Sì, non solo il punto che muove comunque la classifica, che dà morale, ma in coincidenza si potrebbero avere, questa è la classifica, si potrebbero avere poi una serie di situazioni che potrebbero, certo che ha ragione tutti quanti, salire a 7 punti non sarebbe veramente male,
guardando poi i risultati, no, staccando delle pure altre partite, di un altro punto le zone basse della anche a 9 non sarebbe male. Sì, sì, sì. Non possiamo fare altro che sperare bene. A questo punto, giustamente, prima dei pronostici, avevamo detto alla vigilia, insomma, all'inizio della trasmissione, volevamo ricordare la collega Vittoria Principe, che insomma veramente era un volto noto della televisione, del giornalismo sannita, come ha scritto Giovanni Fuccio, presidente della nostra Sostampa, il giornalismo sannita ha perso tanto con la scomparsa prematura di Vittoria. E si è dedicata molto alle battaglie sociali, alle battaglie a favore delle donne, alle battaglie di quelle donne che come lei hanno combattuto, eccola in questa foto, hanno combattuto per sconfiggere il male, che insomma qualche volta ci si riesce, altre volte come nel suo caso purtroppo no. E poi insomma è stata una valida collega giornalista, antesignana pure per quanto riguarda la televisione, ed era giusto credo ricordarla con questo sorriso, perché ci possa accompagnare e indirizzare da altri siti. Volevamo ricordare anche che in questi giorni, in queste ore, praticamente da poche ore, sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Ciro Vigorito, fratello ovviamente di Oreste, al quale è, eccolo qui in queste immagini a TV7, che ci ha lasciati 10 anni fa in maniera anche lui prematura, e che era una persona, io ho sempre definita semplicemente squisita, una persona quasi d'altri tempi, una persona con la quale era facile parlare, una persona di parola, una persona che ti metteva a tuo agio, che non faceva differenze, e che era un collega giornalista, tra l'altro. Era nato a Ercolano, ricordiamolo, nel maggio del 39, se n'è andato il 26 ottobre del 2010, quindi esattamente 10 anni fa. Ricordo ancora nel 74, chi è più giovane non lo può ricordare, iniziò ad Avellino con Radio Alfa, portò ad Avellino la prima radio, si chiamava Radio Alfa nel 74, quindi insomma parliamo di tanti tanti anni fa, di 56 anni fa insomma, è stato un antesignano, mentre poi nei primi anni 80 si ebbe il suo ingresso nel calcio, al quale poi fece avvicinare evidentemente anche il fratello Oreste, prima in terra irpina e poi successivamente nel Sannio, dedicandosi appunto al calcio e alle fonti rinnovabili. Noi salutiamo ovviamente questa persona che ci ha lasciati, ma che comunque è presente sempre diciamo tra di noi, perché la sua presenza è discreta ma costante insomma, e quindi è senza dimenticarci per esempio quello che ha fatto per il settore giovanile, che è tantissimo, tantissimo, lui ci teneva tantissimo insomma, la sua gioia non possiamo dimenticarla poco prima che se ne andasse, quando un anno prima la Berretti e Benevento vinse lo scudetto, e insomma lui era contentissimo, era veramente, aveva delle espressioni di gioia che non potremo mai dimenticare, quindi è un doveroso ricordo. Torniamo alle cose più terrene, purtroppo, e in questo caso, come ogni fine trasmissione, c'è da parte vostra il pronostico. L'ultima volta, diciamo che abbiamo avuto ospiti in studio, Sergio è stato bravo, e mi riferivo a quale partita? Era la, la vigilia di Inter Benevento. L'ultima volta Francesco si è avvicinato molto con Napoli, perché aveva visto un 1-2 o un 1-3. Insomma, uno dei due l'ha preso. Doppia chance, doppia non va chance. Bene. Il risultato sì. Vabbè, sempre vittoria, insomma, era per la squadra ospite. E questa volta invece tu ribadisci il tuo 1-1. Sì, il gol iniziale del Benevento e pareggio. Partita scialba d'under, però 1-1. Da 1. Sì. Da Bendecosi si pareggia. Si pareggia. Sergio. Non credo al pareggio. Io penso ecco. Che... Il Benevento è quindi squadra destinata a non pareggiare mai. No, non mi sembra una squadra da pareggio. Insomma. Quindi credo 1, nel senso di vittoria del Verona, o spero 2 del Benevento. Non credo al pareggio. Da quest'altra parte, Roberto, tocca a te. Io l'ho detto prima, 1-1 e mi sono spinta anche oltre. Gol del di Benevento sul rigore, come dice Antonio, segniamo prima noi e poi il pareggio. Il pareggio dei padroni di casa. Francesco? Anche io dico 1-1, però mi auguro... Dobbiamo dividere il premio a 3 poi. Mi auguro che segni prima il Verona, così non facciamo la bocca alla vittoria, no? Quindi poi recuperiamo. Ah, quindi possiamo recuperare.
Ah, chi vince non sapete, Antonio ha messo a disposizione un assegno di 1500 euro per i prossimi 10 mesi e una fornitura di caffè. Vanno corrotti allora per una. Eddy, l'ultimo pronostico della serata. Ma spero che possa finire come è finita col Bologna, cioè con la vittoria del Benevento 1-0 a Verona. Beh, questo è, insomma, è sempre posato nei pronostici, sì, sì, sì. Non si sbilancia mai. Avevo previsto il 2-0 per il Napoli, è successo il 2-1, però insomma. Vabbè, ci siamo. Ci siamo quasi. Piano piano ci deve affinarsi un po', però. Ma perché la vedo un po' come la gara, cioè Juric lo vedo un po' simile a Mihajlovic per certi versi. Magari può andare bene allo stesso modo. E speriamo che non sia quella cosa, però, perché lo vedo anche quella cosa. Va bene così. Allora, è tempo di chiudere, di ringraziare ovviamente Antonio. Grazie, grazie a te, Sergio, grazie a te. Obertan Picucci, Francesco Falzerano, ovviamente saluto anche il collega Edoardo Porcaro, tutti i tecnici che in regia e che alle camere. Io vi ringrazio per soprattutto voi a casa che ci avete seguiti. Noi torneremo a tenervi compagnia venerdì 6 novembre. Giocheremo d'anticipo rispetto alla settima giornata, l'abbiamo già accennato, che prevede alle 18 di sabato 7 novembre Benevento Spezia diretta Sky. Buonasera e grazie. Anteprima Serie A. Arrivederci da Centro Elite, scuola di formazione professionale, centro estetico e benessere dal 1986. Grafiche Iuorio, diamo forma e colore alle tue idee. Edi Lappia, ti aiutiamo a farlo. De Ioanni, il tuo gommista SRL. Expert Office, tonere e cartucce compatibili originali.